Liberamente, liberamente a tutti, liberamente con Antonio Dresdi del movimento Vogliamo Bitonto Pulita. Ciao Antonio. Buonasera a te Maurizio, buonasera a tutti. Con Nico Capogna, il ideatore del progetto Pin Bike di cui parleremo stasera. Buonasera Nico. Ciao Maurizio, buonasera, ciao a tutti. E grazie anche a Cosimo Bonasia, assessore alla viabilità e polizia municipale del comune di Bitonto. Ciao Cosimo, grazie di essere intervenuto. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Ciao Nico, ciao Antonio. Ovviamente Cosimo ci diamo del tu perché tanto non ci crede nessuno che non ci conosciamo. Sicuramente, sicuramente. Allora, Antonio, prima di lasciarti la parola, perché giusto così, dato che la trasmissione di questa sera l'hai voluta fortemente tu come Vogliamo Bitonto Pulita, mi permetterai di ringraziare Nico, oltre che per la sua disponibilità e per aver accettato di fare questa diretta con noi, anche perché è giusto tributargli un ringraziamento, dato che il format ciclicamente nasce anche da una sua idea, perché nell'organizzare questa diretta lui ha lanciato questa idea di chiamarlo ciclicamente e quindi dato che parleremo di mobilità sostenibile in qualche maniera mi è parso di capire Nico hai ideato questo ciclicamente e quindi lanciamo questo nuovo format di Liberamente sperando che a questa trasmissione ne seguano altri ovviamente di argomenti similari e di progetti che possano aiutare ed incentivare la mobilità sostenibile. Quindi grazie Nico, speriamo di Grazie. moltiplicarlo questo format e naturalmente lascio la parola ad Antonio Dresdi per iniziare questo ciclicamento. Allora Maurizio, prima di tutto, prima di cominciare a parlare del progetto Pin Bike e quindi esporre quello che Nico appunto ci racconterà, io vorrei prima di tutto comunque esprimere le condoglianze per la scomparsa del nostro concittadino Ciccio, vicino soprattutto ai colori nero-verdi, ma anche a tutti quanti coloro che comunque sono abbastanza vicini alla politica e chi bazzica il pensiero culturale della città. In tal senso io vorrei esprimere il mio personale dissenso, indossando per i primi 30 secondi una mascherina nera in segno di lutto, anche nei confronti di quanti coloro, tutti quei politici che comunque in ogni caso non riescono a non esprimersi anche su queste tematiche. Quindi detto ciò, ciao Allora, facciamo i Ciccio. 30 secondi di silenzio per ricordare Ciccio. Ciao Ciccio. Mi sembrava doveroso, Maurizio, scusami. Prego. Allora, io presenterei prima di tutto la questione Pin Bike, da come è nata. Da un articolo della Repubblica, che alla fine avevo postato sul nostro gruppo di Vogliamo Bitonto Pulita, e che aveva riscontrato molto, molto successo, ovvero molto interesse da parte degli utenti social. Da qui l'idea comunque di poter contattare direttamente Nico, che si è reso disponibilissimo già dai primi istanti, e quindi anche da lì la volontà di portare a conoscenza del grande pubblico attraverso la tua piattaforma, quello che è appunto il brevetto Pin Bike. Da qui quindi è nata l'idea di questa diretta e quindi ringrazio prima di tutto Nico e anche la partecipazione istituzionale dell'assessore, che in questi casi presuppongo sia molto importante per dare comunque un segnale a quella che è la volontà politica degli enti istituzionali. Tutto qui. Antonio, scusami, chiedendo scusa ovviamente agli ospiti, a Nico e Cosimo, vorrei che dedicassi proprio un minuto uno
visto che alla diretta l'ha voluta il movimento Vogliamo Bitonto Pulita, per spiegare a quanti non dovessero ancora conoscere questa realtà che cos'è Vogliamo Bitonto Pulita, quali sono le finalità, che cosa fate, cosa siete, dove siete e dove state. No, non mi voglio dilungare molto, Maurizio, però in ogni caso siamo un semplice movimento apartitico di liberi cittadini, nato su impulso e ispirazione di Moreno Aloisio e anche su impulso, comunque sulla spinta di alcune entità istituzionali, prima fra tutti il sindaco della città di Bitonto, che è appunto la città nella quale operiamo. Magari un impegno venuto un pochino meno nel corso dei mesi, però è giusto anche ricordare da dove si nasce e il percorso da dove è nato. Siamo un semplice movimento di liberi cittadini, come ti ho detto, che fa delle azioni pratiche e non del semplice chiacchiericcio, della semplice propaganda, il proprio punto di forza. Noi crediamo nelle vere pratiche ambientaliste, e oramai famosi, diciamo, sono diventati famosi, o meglio, non tanto famosi nel ricordo del grande pubblico, però nel nostro piccolo Noti. abbiamo comunque chi ci sostiene e chi alla fine spera che le nostre azioni vengano portate sempre più avanti per il bene della città. Siamo partiti come movimento di pulizia delle strade cittadine e soprattutto delle periferie, che sappiamo essere quasi un tallone d'Achille della nostra città, con molte realtà di rifiuti abbandonati appunto nelle zone periferiche, e abbiamo cercato di evolverci con il tempo anche con azioni che io reputo di terrorismo ambientale, ovvero di cercare di spingere sempre più il cittadino, la consapevolezza di quella che è l'importanza dei valori ambientalisti, della biodiversità e comunque di tutto ciò che è legato a certe pratiche, a certe corrette pratiche in questo senso. Non mi voglio dilungare ulteriormente, Maurizio, voglio semplicemente Ok. salutare tutti gli attivisti, Giulio, Moreno, Anna Maria, Francesca, Francesco, Claudio e quant'altro. Bene, Come come dire. anche, perdonami proprio 10 secondi e poi veramente mi taccio, per una questione di correttezza, e chiedo conferma ovviamente a Cosimo, correttezza istituzionale, in realtà Cosimo non ha la delega alla mobilità sostenibile, dico bene Cosimo, però è assessore alla viabilità, trasporti e polizia municipale di Bitonto. Confermami, Cosimo, perché non voglio incorrere in qualche gaffe istituzionale. No, dici bene, tra l'altro tu sei abbastanza preparato in materia, quindi dici benissimo. Però chi mi conosce sa che non mi tiro mai indietro, se mi si coinvolge sono sempre in prima linea e quindi sono sempre a disposizione dei cittadini, delle associazioni e di quanti, diciamo, sono aperti a un confronto e a un dialogo, diciamo, impostato sulla correttezza reciproca. Mi permetto di aggiungere qualcosina a, diciamo, contraddire in maniera amichevole, Antonio, quando dice che è venuto meno un po' il supporto che l'amministrazione, magari inizialmente, con la nascita della loro associazione, aveva, diciamo, dato. Per quanto mi riguarda e rappresento l'amministrazione, almeno, soprattutto nelle deleghe, diciamo, relative al verde, al decoro, per quanto mi riguarda sono sempre stato a disposizione e quindi l'amministrazione è sempre stata a disposizione. Tutte le volte che Vogliamo Bitonto Pulita, attraverso la voce di Antonio, o attraverso la voce di Morena, o attraverso la voce di un qualsiasi iscritto, si è interfacciato con il sottoscritto. Non dobbiamo dimenticare, caro Antonio, che a una vostra precisa istanza sul palco, senatore Maciale, il sottoscritto fresco di nomina si è subito messo al lavoro per cercare insieme di rivitalizzare quella porzione di territorio. Non dobbiamo dimenticare, non è una tirata d'orecchie, è soltanto voler ricordare, voler precisare che, come ho sempre detto, io sono a disposizione. Anzi, in consiglio comunale, al mio debutto, ho anche detto di
che mi sarebbe piaciuto essere considerato un assessore dell'opposizione, magari non tutti l'hanno intesa, magari approfitto anche di questa opportunità per rappresentare qual era il mio pensiero. Non dimentichiamo che la vostra associazione, seppure non formalmente iscritta, a meno che non mi sbagli, nell'elenco delle associazioni, il sottoscritto l'ha sempre invitata laddove ho aperto al dialogo con altre associazioni. Abbiamo fatto degli incontri al comando, abbiamo anche fatto delle call istituzionali, ospitando anche l'agronomo direttore dei lavori del piano triennale della manutenzione del verde. Vi ho supportato da lontano e in silenzio, probabilmente questo non appare, nel vostro bellissimo progetto Un albero per ogni nato. Quando vi ho risposto, forse è stato interpretato in maniera piccata la risposta, ma vi ho risposto nel senso che bisognava attivare e responsabilizzare i canali, diciamo, istituzionali attraverso anche, diciamo, le figure dei nostri funzionari. Beh, sia chiaro a tutti, caro Antonio, che se le diverse autorizzazioni arrivano in tempo celere è perché non perché qualcuno lo richiede, ma forse perché qualcun altro sollecita, diciamo, quel tipo di progetto. Assessore, se la posso un attimo No, interrompere. lo dico ad alta voce Sì, perché non nella sono, corretta. perdonami, poi mi taccio. No, Maurizio mi conosce forse un po' di più rispetto agli altri, ai due ospiti. Non sono abituato a essere presente sui social, però da lontano, ho la vista lunga, riesco ad osservare da lontano e laddove ritengo, bella, buona, utile e fattibile qualsiasi tipo di iniziativa che possa partire anche dal mio più acerrimo nemico, io sono sempre a disposizione e pungolo sistematicamente gli uffici a che si metta in atto, diciamo, questo tipo di iniziativa. Era solo Antonio, no, non vorrei approfittare fratelli, della pazienza di Nico, siamo qui per parlare di pin bike, quindi ti inviterei a fare la domanda d'apertura a Nico, poi si parla. infatti, Maurizio, non voglio precisare che la mia non era una polemica diretta nei confronti dell'assessore, che riconosco essere una delle poche personalità effettivamente disponibili dell'amministrazione, quanto piuttosto su altri esponenti e su altri personaggi politici che Vabbè, lasciamo perdere che nel degli tempo assenti non si parla, dai. Ma io Hanno rappresento l'amministrazione, quindi se da qualche parte c'è qualche pecca, mettiamo qualche toppa per equilibrare il meccanismo. E infatti riconosco che da un anno, assessore, da quando c'è lei, qualche cosina forse è cambiata. Mi riferivo a un periodo un attimo pregresso alle sue Va bene, entrate. parliamo di pinball. Perché Certamente. Nico non ha ancora parlato, sono passati 14 minuti, forza. Va bene, niente di particolare, Mauri. Io vorrei dare direttamente la parola a Nico e dargli la possibilità di esporre liberamente quello che è il brevetto antifrode pin bike, dove è stato applicato e portato, diciamo, no, alla fruizione del cittadino, e in quali modalità. So che Nico voleva anche mostrarci del materiale, visivo, e quindi non mi dilungherei io ulteriormente, darei direttamente la parola a Nico. Sì, allora, buonasera a tutti e grazie prima di tutto a tutti quanti, tutti voi presenti per avermi dato questa possibilità, diciamo che alla fine è sempre un'opportunità. Il progetto Pin Bike vive soprattutto dal basso, perché alla fine sono sempre i cittadini che vogliono e spingono. Questo ci è capitato praticamente in quasi tutte le attivazioni municipali che abbiamo fatto. Il consenso dei cittadini è fondamentale ed è importante, ed è chiaro, e noi siamo contentissimi di questo. A cosa serve Pin Bike? Pin Bike serve prima di tutto ad educare le persone all'utilizzo della bicicletta. Io parlo, cioè la parola educare è fondamentale, importantissima, perché fa capire il problema dell'utilizzo della bici non è un problema collegato alle infrastrutture. E ora magari qualcuno ha il mitra e già mi spara. Non è un problema collegato al possesso della bici, e anche qui qualcun altro mi può sparare.
ma è un problema soprattutto culturale. Cioè, il concetto qual è? Bisogna chiedersi, la gente non va in bici per quale motivo? Perché non ha una bici? Perché non ci sono le piste ciclabili? Non credo siano questi i motivi. Io, diciamo, in questi 2 anni e mezzo che ho portato avanti questa startup, che ormai startup non lo è più quasi, diciamo, mi sono confrontato anche con comuni, anche del nord, non del sud, non per forza del sud, che hanno realizzato chilometri di piste ciclabili e poi dopodiché hanno detto, ma nessuno la usa, nessuno la utilizza. Quindi il punto qual è? Bisogna prendere un po', vedere da fuori la situazione e capire che viviamo in una società in cui l'automobile la fa da padrona. Attenzione, noi, io per primo, non sono contro l'auto, anch'io uso l'auto, ma per come la vedo io, no, non per come la vedo io, per come la vede la logica, l'auto dovrebbe essere un mezzo da utilizzare fuori città. Dentro le città l'auto non è sostenibile, e non solo perché inquina. Non è solo quello il problema. Cioè, qualcuno mi dice, vabbè, tanto fra un po' c'è l'auto elettrica. Non è questo il punto, l'auto occupa spazio. Cioè, io quello che sempre dico, immaginate le città svuotate dalle auto con le strade che diventano altre piazze. Cioè, diventano tutti luoghi di incontro, di pace, di silenzio. Cioè, tutto molto più a misura d'uomo. E quindi, per dire tutto questo è un preambolo che mi piace sempre fare, perché fa capire anche da dove viene il progetto, da dove nasce. E in realtà, diciamo, io vorrei anche mostrarvi alcuni video, diciamo, che sono a riguardo. E vi condivido lo schermo. Sì, fallo, ti autorizzo. Eccolo qua, ok, vedete lo schermo, perfetto. Allora, vediamo un po'. Questa è una presentazione che realizzai tempo fa per la settimana europea della mobilità sostenibile, quando si poteva ancora andare in presenza in realtà. Ora, questo è un estratto di un film, non so se qualcuno di chi sta seguendo l'ha mai visto, si chiama Guida Galattica per autostoppisti. In questo film, questo uomo qua di colore in realtà è un alieno. Lo so che sembra un po' strano, però il film è tutto un po' folle, diciamo. E insomma, guardate cosa dice l'alieno al suo amico. Se ti dicessi che io non vengo da Guildford, ma da un piccolo pianeta nelle vicinanze di Betelgeuse? Perché staresti per dire una cosa del genere? Ricordi il nostro incontro? Ehi, non era un po' strano che cercassi di dare la mano a un'auto? Ti ho preso per ubriaco. Credevo che le auto fossero la forma di vita dominante. Stavo cercando di presentarmi. Quel giorno mi hai salvato la... Ok, quindi il punto qual è? Cioè, se arrivasse qualcuno da fuori, non un essere umano, nell'assurdità, arrivasse in questo nostro mondo, in una città, in una qualsiasi città, attenzione, qualsiasi, cosa penserebbe? Penserebbe che non sono gli umani che dominano il mondo, ma sono le auto che dominano il mondo. Ci sono più auto degli uomini e in realtà gli spazi pubblici sono realizzati per far passare prima di tutto le auto e poi c'è il piccolo marciapiede per il pedone. Cioè è un concetto assurdo. E qua infatti veniamo a una cosa. Quando io normalmente all'inizio facevo questo tipo di discorsi, qualcuno mi rispondeva, sì, vabbè, ma lì quelli sono nati in bicicletta, lì è culturale, quella è proprio così, quelli sono fortunati, eccetera. No, non è così. Cioè, l'automobile a un certo punto è stata una febbre, ha preso tutto il mondo voleva un'auto, tutti quanti volevano un'auto. Però c'è qualcuno da qualche parte nel mondo che se n'è accorto, non dico in tempo, ma se n'è accorto, perché magari, cioè, questa situazione qui non mi sembra proprio una situazione... è una situazione già abbastanza degenerata, diciamo. Quindi qualcuno se n'è accorto e questa transizione, questa cosa, queste due foto dimostrano che tutto è possibile e questa transizione è politica, cioè è prima di tutto politica. Sono manovre che vengono fatte per portare le persone ad un modo diverso di vivere. La politica moderna parla anche di vita delle persone, di come vivono le persone. Ed è queste due immagini sono veramente, sono affezionato, quasi quasi me le tatuo dietro la schiena.
Questo ve lo lascio perdere, è un estratto di un documentario Domani che vi consiglio a tutti quanti, vi consiglio assolutamente di vederlo, è molto interessante come documentario. Qui si parla, è un tecnico di Copenaghen che parla di Copenaghen è diventata un esempio da seguire per tutto il mondo, perché ha radicalmente reso tutto ciclabile, tutta quanta la città, sta avantissimo, sta quanto Amsterdam. Ecco, questa invece è una pubblicità di un'auto, ve la mostro, è vecchia, ma ne potevo prendere una a caso, non è una particolare scelta, ve la mostro, guardate. Mi dicono tant che glisse da sol. Tant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Allora, in pratica, cioè. Questo spot in particolare l'ho scelto perché sta un ciclista, una ciclista, e soprattutto è altamente maschilista. Cioè, prima di tutto perché io quando vado in bici una macchina mi sfreccia e mi butta della terra addosso, cioè a me mi dà sui nervi, non so, non mi attrae, diciamo, anche se c'ha la Lancia Tesis, diciamo. Ma la cosa assurda che vi voglio far notare è che noi accendiamo la televisione, uno spot ogni due è di un'auto, come se fosse un bene di prima necessità. Cioè, capite a che livello culturale di lavaggio di cervello stiamo e viviamo da anni? È normale che è una questione culturale la mobilità. E la cosa assurda è che in queste pubblicità noi vediamo un tipo che va in auto, in questa auto bella, nuova, tutto quello che vuoi, in queste distese desolate, molto naturali, con gli uccellini, tutto fantastico, tutto libero, libertà, avventura, libertà, cavaliere, no, vedi? Ma la realtà qual è? La realtà è questa qui. Cioè, qua, questo vuol dire andare in auto. Non c'è libertà in questa cosa. L'auto va in una corsia ben definita, ti metti uno accanto all'altro, e vai così, basta, non c'hai altre cose, occupi spazio, devi parcheggiare, devi fare manovre enormi per ficcarti in uno spazio, non c'è libertà in questa cosa, cioè non è sostenibile, e soprattutto perché la maggior parte delle auto viaggia con una sola persona, non c'ha senso, cioè è veramente una cosa concettuale, logica, che dovrebbe essere palese a tutti quanti, ma non è ancora così, ma grazie a Dio, piano piano, ci stiamo arrivando, speriamo di non arrivarci troppo tardi a questa consapevolezza. Vabbè, qua c'è un nonno, un anziano napoletano che impazzisce dentro al traffico, vabbè, ve lo salto anche perché non voglio prendervi troppo tempo. Ecco, come dicevo in apertura, si dice, è l'auto elettrica, qua c'è questa simpatica vignetta fatta da questo movimento che si chiama Copenhagenize, che sarebbe un movimento di Copenaghen nato per portare la cultura della bicicletta, e soprattutto fuori Copenaghen. E quindi fa queste campagne di comunicazione, qua stanno due foto che sono uguali chiaramente, e si dice la vita senza l'auto elettrica, la vita con l'auto elettrica. Non cambia niente, il problema dell'auto, ancora prima dell'inquinamento, è che occupa uno spropositato spazio, e questo gli urbanisti lo sanno benissimo, cioè progettare una città è sempre un delirio, perché devi sempre prevedere un sacco di spazio dedicato alle auto, ed è uno spazio che è fatto apposta per le auto, non è che quando non sta un'auto può farci qualcos'altro in quello spazio, no, è solo per le auto, i parcheggi, cioè che ci fai nei parcheggi? Niente, sono parcheggi, se il parcheggio è vuoto che ci fai? Niente, aspetti che le auto parcheggiano, non è sostenibile. E vado avanti. Questo sempre parlando della libertà. E ragazzi, questo video è stato fatto da un'azienda che fa automobili. Questo è uno spot. Andiamo avanti.
E quindi alla fine, a un certo punto, è nato Pinbike. Quindi faccio prima un passino indietro. Perché è nato Pinbike? Perché circa 4 anni fa, quando è nato, c'è stato proprio il boom del bike sharing. Cioè, vedevo città, anche piccole, che attivavano il bike sharing. Il bike sharing soprattutto comunale, non era ancora il tempo di questi qua e quelle cinesi che lasci dove vuoi. E là, già quelle sono un po' più sostenibili per i comuni. No, proprio questo, quello dove i comuni installano ste colonnine, vanno ad agganciare le bici e sono progetti che costavano mediamente 500.000 di euro, sicuramente li spendeva il comune. Chiaramente non erano fondi del comune, erano fondi del ministero che venivano dati ai comuni che volevano attivare questi servizi, vengono tutt'oggi ancora dati. Ma la cosa assurda qual è? È che 4 anni fa io ho visto questo moltiplicarsi di questi servizi in città, ma pure Bari, voglio dire, ce l'abbiamo a due passi, ma pure Andria. Tutti i servizi di bike sharing come questo, a postazione fissa, servizi investiti totalmente dal comune, pagati totalmente dal comune, che sono durati un anno, bene bene, neanche. Adesso io giro per Andria, giro per Bari e vedo le colonnine abbandonate, senza bici, vandalizzate e tutto quanto. Il concetto, quindi, a quel punto io mi sono chiesto: ma perché i comuni, le amministrazioni attivano questi servizi bike sharing, che tra l'altro sono costosissimi? Perché non è solo il costo del bike sharing, dell'installazione, c'è il costo della manutenzione. Che vuol dire manutenzione? Vuol dire manutenzione, le biciclette, va fatta la manutenzione, vanno spostate se vengono lasciate abbandonate, vanno riattaccate, se sono elettriche vanno ricaricate, è un casino, cioè è molto costoso. Ora, noi non siamo, io non sono contro il bike sharing, ma il bike sharing non è un incentivo. Il bike sharing ha senso quando parte in posti dove c'è cultura della bicicletta e c'è intermodalità, cioè c'è la metro, c'è il mezzo, e quindi io vado, prendo la metro, poi prendo la bicicletta in condivisione, perché non mi andava di portare la mia bici in metro, e mi faccio l'ultimo miglio per andare al lavoro. Lì ha senso il bike sharing, ok? In città, dove la cultura della bici non c'è ancora, non ha senso il bike sharing, perché stai lasciando queste bici allo spataccio, così, cioè le stai buttando. Quindi a quel punto mi sono deciso, ci siamo decisi io e Davide, che siamo i due fondatori, a mettere su Pinbike questo progetto, che aveva un altro obiettivo. L'idea era questa, diametralmente opposta. Mi sono detto: ma se il comune spende 100 per fare il bike sharing, e sa che poi non serve perché dopo un anno le butta tutte quelle bici, ma perché a questo punto quei 100 non vengono dati direttamente ai cittadini per andare per incentivi, negli incentivi ad usare la propria bici? E quindi qualcuno poi a quel punto mi dice: vabbè, ma gli italiani non ce l'hanno, non ci sono bici, non ce li hanno. No, non è vero, cioè, nel senso, io ho fatto la comunione, ho avuto in regalo la mia bici, ed normalmente anche se hai 9 anni ti danno la bici, quella da adulta, perché così devi crescere, ti devi alzare, e questa è una statistica ACI. Comunque ogni 2 italiani, ma secondo me ce ne sono di più, ogni 2 italiani c'è una bici parcheggiata in garage e impolverata. Non è vero che non ci abbiamo la bici, e se proprio non ce l'avessimo la bicicletta, il costo di acquisto del mezzo è relativamente basso. Non ho neanche bisogno dell'incentivo addirittura per comprarmi la bici, se volessi andare in bicicletta. Quindi il concetto qual è? Il bike sharing non è un incentivo, non è così che io risolvo la situazione mobilità in città. Cioè, la gente non va in bici non perché non ha una bicicletta, non è questo il motivo. E allora qualcun altro poi mi dice: sì, però ci stanno le piste ciclabili. Io sono un ciclista prima di tutto, cioè a me le piste ciclabili mi fanno un sacco piacere, le voglio dovunque, le vorrei sempre, dovunque. Ma c'è una statistica, forse qui non c'ho questa slide, c'è una statistica, non è una statistica, è un'indagine, è una fonte eSport, è un ente molto importante che fa ricerca. Dice: dal 2006 al 2016 le infrastrutture, quindi le piste ciclabili collegate all'utilizzo della bicicletta, sono aumentate del 60%, mentre l'utilizzo della bici nei comuni, quindi parliamo di piste ciclabili comunali, mentre l'utilizzo della bici è diminuito dello 0,3%. Cioè, che cosa vuol dire? Che anche se abbiamo fatto in 10 anni 60% di piste ciclabili in più, l'utilizzo della bici è rimasto stabile, fisso, non si è mosso. Perché è culturale, prima di tutto, ed è per questo motivo che nasce Pinbike. Nico, posso chiederti una cortesia?
Sì, ho quasi finito, Maurizio, cioè non voglio rubare tempo. No, siccome l'assessore mi ha detto che alle 8 meno un quarto deve andare via, volevo che almeno vi confrontaste dal punto di vista istituzionale sul cappello. Guarda, tanto sono arrivato, era giusto così un tempo per rendere, ho quasi finito. Ok. Quindi per questo nasce Pinbike, non ci siamo inventati nulla. Che cosa succede? Che 4 anni fa, a parte questo boom di piste di bike sharing, vado in Belgio e vado a trovare questo mio amico Marco, che vive lì da tanti anni. Mentre si parlava di quanto è bello il Belgio, del fatto che i ragazzi giovani li vedi già coi passeggini, eccetera, eccetera, mi dice, ma lo sai che io dal comune ricevo 50 euro al mese perché vado in bici al lavoro? E gli dico, fantastico, cioè io sono un ciclista, uno di quelli urbani chiaramente, non sportivo, sono un ciclista così e da tempo dico ad amici, familiari, vai in bici, gli faccio l'elenco dei vantaggi e non lo capiscono. E a quel punto dico, è fantastico, quindi la domanda successiva gli ho detto, scusami, ma come controllano che effettivamente tu vai in bicicletta? E lui lì mi disse, no, e dice, da quello che ho capito il mio datore di lavoro che autocertifica un foglio dove dice tutti i giorni in cui io sono andato in bicicletta, quindi come se quello sta lì fuori alla finestra a guardare Marco ogni giorno come arriva. E ho pensato, beh, a questo punto forse servirebbe, visto che è una misura secondo me molto vincente, lì mi sono proprio illuminato, poi ho fatto un po' di ricerche, il Belgio da più di 20 anni, dal 1999, i cittadini del Belgio dichiarano di andare in bici e prendono 23 centesimi a chilometro nel bike to work, da 20 anni, cioè nel senso, questa è una forma di educazione, cioè lì sta dicendo lo Stato, io ti sto premiando perché tu hai un comportamento sostenibile. Qua più o meno sono nazioni che si avvicinano al discorso del rilascio degli incentivi. E vabbè, e qui nasce Pinbike. Diciamo che a questo punto potrei anche interrompere questa cosa, parlarvi, fatemi vedere che cosa sta. Sì, in pratica qual è il concetto? Il concetto è questo qui. Pinbike è nato e funziona, come diceva Antonio, su un brevetto. Il punto è questo, Pinbike non è solo un'app, perché se fosse solo un'app, ve lo dico, si può falsificare, ma con una facilità assurda. Io posso falsificare andando in auto a 20-30 all'ora, se avessi solo un sistema che mi traccia come app, vado in auto a 20-30 all'ora, clicco che sto andando in bici e per il sistema io sto andando in bicicletta, non c'è sistema di controllo. O ancora, mi scarico dei fake GPS, i ragazzi più giovani li conoscono, sono delle app che si trovano negli store, io scarico il fake GPS, lo attivo, vado a dormire, la mattina dopo mi risveglio pieno di chilometri, cioè mi ha simulato che tutta la notte sono andato in giro. Con la nostra tecnologia che si basa su questo device che viene montato sulla ruota della bicicletta, non si può assolutamente barare. Cosimo, aspetta che ti metto in primo piano così lo fai vedere meglio. Mi fai vedere di nuovo il device? Questo qua è il device. Ok. E quindi, diciamo, abbiamo pensato un po' a tutto il sistema. Chiaramente qualcuno poi mi ha detto, sì, vabbè, e chi usa la bici per sport, che magari si fa 100 km, 200 km fuori città, che cosa succede? Beh, non succede niente, perché il comune in fase di setup ci definisce un perimetro, l'utente lo vede sempre in app, dentro quel perimetro l'utente riceve l'incentivo, fuori dal perimetro l'utente non ha diritto a nessun tipo di rimborso. Qua vedete le schermate dell'app, barra banner personalizzabile col progetto e qui vedete la classifica. Classifica che vuol dire? Perché il sistema funziona su due modalità di premi. Ci sono i rimborsi chilometrici, quindi io prendo un tot di centesimi di euro per ogni chilometro che faccio in bici. Questo rimborso può essere diviso in vado a fare la spesa, mi faccio una passeggiata, quindi tempo libero, e lo fa e vale dentro il perimetro urbano, oppure vale nel bike to work, quindi se vado al lavoro prenderò un rimborso ulteriore, superiore, perché sto usando la bici nelle mie tratte di routine, quindi giornaliere, per andare al lavoro. Ad esempio, così faccio sempre l'esempio, il caso del comune di Bari, perché è abbastanza chiaro. Il comune di Bari rilascia 20 centesimi a chilometro nelle tratte casa-lavoro e 4 centesimi nelle tratte generiche, quindi quelle fatte dentro al perimetro urbano. Oltre questo c'è il sistema a classifiche.
ossia ogni N giorni, sempre questo viene personalizzato insieme all'amministrazione, il sistema dà a chi ha fatto più chilometri dei premi extra. Questo è di carattere competitivo, il rimborso chilometrico è democratico invece, lo hai da tutti quanti. Niente da farvi vedere, chiaramente il sistema è anche un sistema di monitoraggio, il comune ottiene un tool, uno strumento per determinare quali sono le strade a più flusso di bici, può filtrare le strade per fasce orarie, periodi dell'anno e fasce d'età degli utenti, e quindi può vedere ad esempio all'uscita da scuola dove si va in bicicletta, e credo sia molto interessante. Una delle novità che abbiamo messo, vi mostro subito il video per chi non l'ha ancora visto, è che includiamo adesso nei nuovi progetti anche le attività commerciali. Cioè, ci siamo detti, se un comune sta rilasciando questi soldini ai cittadini perché vanno in bicicletta e quindi hanno un comportamento sostenibile, magari vuole che quei soldi non vengano spesi in un centro commerciale o a Milano o fuori città o su internet, ma vuole magari che rimangano dentro la città. E questa è la parte più importante, perché così il sistema si configura, oltre che un sistema per l'incentivazione della mobilità sostenibile, anche per il rilancio del commercio di prossimità. I commercianti, soprattutto in questo periodo, sono abbastanza bastonati, sono stati bastonati da questa situazione di Covid. L'abbiamo raccontato in un brevissimo video, vi mostro questo e dopodiché Nico, anche perché stanno arrivando un po' di domande, quindi io voglio far parlare l'assessore che deve andare via, poi ti voglio fare, perché mi stanno inondando di domande e di interventi. Sono contento, vi mostro il video un minuto e ci siamo. Vi presentiamo Nicoletta, 24 anni, ciclista urbano da qualche giorno. Il suo comune, tramite la tecnologia Pinbike, la premia il Bike Tour con 20 centesimi a chilometro. Oggi ha deciso di spendere il buono speso da 20 euro appena guadagnato nel suo negozio di fiducia. Con Pinbike, infatti, il credito guadagnato andando in bici può essere speso solo nei negozi della propria città. Nicoletta spiega a Roberto, 49 anni, negoziante, come funziona il progetto e lo invita ad iscriversi. La procedura dura 2 minuti. Roberto, nell'area personale, inserisce il codice che le dà Nicoletta e riscatta il buono spesa. Nicoletta è felice per le sue scarpe nuove e Roberto è soddisfatto perché a fine mese riceverà il bonifico dell'importo del buono spesa. Pinbike incentiva la mobilità urbana in bicicletta e il commercio di prossimità. E anche Roberto sta pensando di muoversi in bici. Ok, ho chiuso, va bene. Ok, Antonio, a te, se Cosimo mi permette però solo una cosa, ovviamente sono arrivati tanti interventi, però ci sono 2 domande che ovviamente mi aspettavo. Le lancio prima dell'intervento di Cosimo, perché visto che è in rappresentanza dell'amministrazione, ovviamente se vuole può anche rispondere laddove diciamo conosce le modalità. Allora, una è Michela Memoli, che subito dopo la tua presentazione, Nico, dice: ma questi rimborsi chi li sostiene? Il comune? E da che fondi attinge? Sì. E poi c'è Michele Garruto che dice: buonasera, una domanda, se si usa il perimetro, poi se è corretto, extraurbano per lavoro, cosa succede? Quindi magari su questa seconda domanda intervieni tu, Nico, dopo, e sulla prima tra te e l'assessore forse qualche risposta a Michela Memoli bisogna darla. Antonio, a te la parola prima dell'intervento dell'assessore. Sì, Maurizio, sarò abbastanza breve. Guardando comunque quello che è il materiale che Nico ci ha fornito, reputo abbastanza importante, abbastanza interessante la possibilità per il comune di ottenere una serie di dati su quelle che sono alla fine le arterie stradali maggiormente percorse dai ciclisti. Volevo fare una considerazione generale su una delle problematiche che diciamo ataviche della nostra città, che quindi non nascono ieri, ma appunto perdurano da tantissimi anni, riguardante appunto l'intasamento che si crea in determinate strade, in determinate vie della città, appunto dai mezzi. Appunto, da questo punto di vista, secondo me sarebbe molto interessante, molto proficuo per il comune ottenere questi dati,
in modo magari di poter istituire efficaci zone 20-30 km/h o comunque zone ZTL e simile, diciamo, in questo senso. Appunto avere dei dati su quale basare poi gli interventi di viabilità urbana. Niente, fatta questa considerazione, volevo fare una domanda generale che potrebbe in questo senso essere indirizzata sia a Nico che all'assessore, ovvero se il brevetto Pin Bike può essere adoperato nella singola città, può essere adoperata anche sul territorio extraurbano, quali sono invece le possibilità che magari questo progetto Pin Bike venga applicato su tutto il territorio della città metropolitana, ben consci del fatto che comunque dal punto di vista istituzionale non la città di Bitonto, cioè come nostro primo cittadino la vicepresidenza della città metropolitana, e quindi anche la possibilità di poter interloquire con il sindaco stesso della città metropolitana, che sappiamo essere De Caro, e sappiamo appunto dalle parole di Nico che a Bari il progetto è preso avvio e so che da quest'anno diventerà non più una misura di prova, ma una misura sistemica. Quindi questa era una domanda breve che vorrei esporre sia a Nico che all'assessore sulle possibilità che il brevetto Pin Bike venga prima applicato a Bitonto e magari anche su tutto il territorio della città metropolitana, per rendere appunto la nostra zona una delle abbastanza all'avanguardia da questo punto di vista. Niente, tutto qui, Mauri. Parto io? Sì, la parola all'assessore, si aspetta qua. Allora, partiamo dal problema fondi. È chiaro che la validità di un progetto si fatto è tale se abbiamo delle poste, delle risorse economiche che ogni singolo comune in maniera autonoma deve mettere a sistema. Perché io questo progetto l'ho studiato a fondo anche in tempi passati, mi sono anche interfacciato con Nico. Se ve la devo dire tutta, avevo anche approfondito parecchio la questione, tra l'altro anche all'amministrazione come progetto, il progetto è visto, diciamo, in maniera positiva. Poi, diciamo, quello che è successo agli occhi di tutti, quindi io personalmente ho tralasciato un pochettino questo progetto perché avevamo altre priorità e altre poste da mettere in gioco con quelle poche risorse che avevamo a disposizione. Un progetto siffatto deve partire per poterlo lanciare in maniera positiva da una disponibilità, secondo me, da parte dell'amministrazione, almeno in un progetto pilota, di almeno un'ottantina, un centinaio di migliaia di euro. Ed è chiaro che in un periodo così particolare investire per un comune come il nostro queste somme diventa anche un po', diciamo, complicato. La mia idea, Nico, è quella di... Io parto da un presupposto, faccio un passo indietro. Prima hai fatto vedere la foto di Amsterdam del 1970, quando io avevo meno uno anni, visto che sono del 71, e quella odierna, dopo 51 anni. Ad Amsterdam ci sono voluti 51 anni per rivoluzionare gli atteggiamenti comportamentali di una popolazione comunque avanti con gli anni rispetto a noi. Io vi racconto soltanto le ultime vessazioni che in qualità di delegato della viabilità, quindi del traffico, e in generale anche in qualità di tecnico che conosce il proprio territorio, stiamo facendo i lavori di sistemazione, di riqualificazione, di trasformazione di piazza Caduti del Terrorismo, e l'unica preoccupazione dei cittadini era quella dei posti auto che sparivano. Le istanze che mi sono pervenute sono quelle dei residenti che, a fronte di 30 posti auto, se ne vedevano realizzati 29, sto dando dei numeri a caso. E quindi è nata una sorta di interlocuzione tesa alla mediazione con i cittadini, a che
i 30 posti auto perlomeno rimanevano tali. Questo per dire che cosa? Che qui poi dobbiamo anche dividere il reale approccio, diciamo, sistematico di una problematica con gli atteggiamenti comportamentali e le abitudini di ciascuno di noi. Anche io, come dicevi tu, ho una bici in soffitta, ne ho una per me, una per mia moglie e una a testa per i miei due figli. Le uso poco. Ma le uso poco non perché non abbiamo piste ciclabili, le uso poco perché poi ci facciamo prendere dal vortice delle abitudini, no? Ci facciamo prendere anche dalla moda del tempo che viviamo e quindi le lasciamo ammuffire o arrugginire, in questo caso, nelle nostre cantine. Quindi io ritengo che lanciare un progetto di questo tipo possa essere ancora più valido se collegato magari alla tasca del cittadino, ma non tanto come premialità. Questo te l'avevo già detto forse in un messaggio WhatsApp o in una telefonata, Nico. Piuttosto che i 20 centesimi, il buono shopping, io lo collegherei a una detassazione, a una riduzione sulla tassa IMU, per esempio, no? Soprattutto laddove per le seconde case l'aliquota è parecchio alta. Quindi se si facesse un ragionamento, diciamo, collegato anche su una defiscalizzazione o detassazione di quello che è l'esborso annuale che ogni cittadino, diciamo, dovrebbe versare, probabilmente, lo parlo per me, probabilmente potrei anche sbagliarmi, probabilmente il cittadino sarebbe più allettato a spostare, a utilizzare la bici, perché magari sa che a fine anno quei 100 km percorsi significheranno 30 euro in meno sulla bolletta IMU da pagare. È chiaro che, tornando al discorso dei fondi, tutto verte sulle risorse a disposizione. Sì, esatto. Guardi, assessore, se posso intromettermi, perché questo è proprio il mio lavoro, perché normalmente quando io vado in comune, nessun comune mi dice: ah, fantastico, abbiamo tutte le risorse del mondo, facciamo il progetto. Anzi, non mi è mai successa questa cosa. Presumo che ci vogliano quelle somme per poter partire. Sì, esatto, ha detto bene, sì. Parliamo di un 80-100 mila euro per fare un progetto fatto bene, diciamo, che dura un anno. Il concetto qual è? Che è chiaro, il comune normalmente non attinge dalle casse proprie, normali, dal bilancio classico, è normale. Vanno sempre intercettati dei fondi, dei finanziamenti che ci sono, ulteriori, magari collegati alla mobilità sostenibile. E attualmente c'è un bel fondo da cui ogni comune prende 5 milioni di euro, che è il bando rigenerazione urbana, con cui si fanno altre attività, chiaramente, ma dentro c'è anche la mobilità sostenibile. Quindi il concetto alla fine, sì, ok, i soldi, ma in realtà i soldi si trovano sempre se si vuole, perché soprattutto ora in questo periodo c'è un'esplosione. Io la parola mobilità sostenibile non l'ho mai sentita così tanto, cioè è sulla bocca di tutti quanti. Quindi i bandi ci sono, le opportunità ci sono, no? Questo è quello più imminente e soprattutto è quello sicuro. Questo, il bando di rigenerazione urbana, è abbastanza, ha una dotazione enorme, quindi è molto probabile che viene preso comunque da tutti i comuni, o comunque un comune che propone un progetto innovativo di questo tipo per Smart City è difficile che non lo finanziano, in ogni caso non lo finanzino, considerando sempre anche questa doppia finalità, che non è da escludere. Cioè la finalità è ok, mobilità sostenibile, ma non è fine a se stessa, perché è anche economia locale. Queste due sono due cose che poi vanno in parallelo e fanno bene alla città e la vanno ad educare. Sono assolutamente d'accordo con lei, assessore, quando vi dice: se vado a togliere un parcheggio, la gente si arrabbia, ma immagino soprattutto quando vado a fare una pista ciclabile devo togliere dei parcheggi, molto spesso sono costretto, e chi si arrabbia sono sempre, che ne so, i commercianti, perché quelli si arrabbiano subito, perché dicono: e ora i miei clienti dove parcheggiano? È chiaro che, e questo è sempre il discorso, di fare sempre delle azioni un po' programmatiche, no? Cioè, se andiamo a togliere dei parcheggi, ma in parallelo gli andiamo a dare degli incentivi a chi va in bici, vai a sostenere la cosa, comunque, diciamo, rende
rende più sostenibile tutto il processo di transizione, chiaramente. È sempre quello, rendere svantaggiosa una cosa da un lato e vantaggiosa dall'altro, l'opposto, l'altra cosa. E funziona così. E... Posso sintetizzare una cosa? Ritengo, scusami se ti tolgo la parola, Nico, che la parola magica l'hai detta tu all'inizio della presentazione, quando hai parlato di educare i cittadini. Secondo me gira tutto intorno a questa parola, a questa parolina magica. È ovvio che per educare il comune ci deve mettere delle risorse che, come stai dicendo tu, e io non ho motivo per dubitare, possono essere attinti da intercettazione di fondi extracomunali. Quindi il comune, tra virgolette, non ci metterebbe una lira se non, ovviamente, una volta intercettati i fondi, decidere le priorità per destinare quei fondi, perché, come mi dici tu, per la rigenerazione urbana si può arrivare fino a 5 milioni di euro. Se è vero che il progetto costa 100.000 euro, si tratta semplicemente di dire di questi 5 milioni che cosa ne voglio fare, e quindi i 100.000 euro si possono mettere in priorità 1, 2, 3, 10, 20, a seconda ovviamente della propria vision. Scusami. Sì, no, vai, era... Dico, giusto a spanne, anche per avere contezza in termini numerici, 100.000 euro significa attrezzare quante bici? 1.000 bici. Okay. 100.000 euro, 1.000 bici. Sì, sì, ma è comprensivo degli incentivi anche. Eh sì, vabbè, ovviamente. Cioè... Io farei anche una considerazione generale per questo caso. Se è vero che magari 100.000 euro per un comune è comunque una spesa abbastanza considerevole, è anche vero che dal punto di vista degli incentivi economici dati a spendibili direttamente presso le attività commerciali, si va a creare comunque un circuito positivo che dal punto di vista delle regole economiche, diciamo, keynesiane, magari 100.000 euro nominali spesi dal comune, però un valore dal punto di vista economico che può moltiplicarsi in modo esponenziale, in ogni caso, non solo raddoppiare. Ma è chiaro che il tentativo è quello di creare un circolo vizioso coinvolgendo i commercianti, magari, come dicevo prima, dando anche delle detassazioni su tasse mal sopportate dai cittadini dell'IMU, e magari tentare anche di coinvolgere con un progetto le scuole in maniera tale da partire dai futuri cittadini, cercando di inculcare loro, diciamo, l'uso della bicicletta. Massimo, infatti, se mi permetti, ovviamente voglio avvisare i nostri utenti o chi ci sta seguendo, o a questo punto ti chiedo come assessore anche se puoi far girare questo il video della diretta, che poi ti lascerò come link, perché è giusto dare queste informazioni. Nico, ovviamente correggimi se sbaglio, laddove non ci arriva per una serie di ragioni che possono essere economiche, possono essere di priorità politiche, di vision politica, la politica, cioè l'ente comune, in teoria ci possono arrivare le aziende, cioè un'azienda può fare una convenzione per i propri dipendenti per la pin bike. Ho detto una castroneria, Nico? Assolutamente, il sistema si rivolge anche alle imprese e ai dipendenti delle stesse. Cioè, paradossalmente, a Bitonto si potrebbe avere lo stesso risultato se invece che il comune chiamato ad investire quei soldi per tutta la cittadinanza, ogni azienda lo facesse per i propri dipendenti. Sì, è chiaro, assolutamente sì. È chiaro che anche l'azienda c'è sempre il problema, i soldi sono sempre davanti. Vabbè, certo, è certo. Anche l'azienda deve trovare non tanto i soldi per la tecnologia, ripeto, ma le modalità di reward. Però potrebbero essere anche diverse, perché magari un lavoratore può fare non solo magari l'euro in più in busta paga, ma magari potrebbe essere anche un'ora di pausa in più, o si possono fare convenzioni con magari con attività che hanno già accordi con l'azienda, tipo buoni mensa o sconti sulle palestre.
si possono attivare altre modalità, chiaramente. Lì è tutto da definire, chiaramente. I progetti, mi preme sottolinearlo, sono diversi l'uno dall'altro. Cioè, oggi il sistema è attivo a Bari, a Bergamo, a Torino, a Pescara, tra un po' anche a Bologna, e sono tutti progetti diversi l'uno dall'altro, non sono uguali, cioè sono sempre stati personalizzati, sia sul target, sia i partecipanti, chi ha fatto solo per studenti o chi solo per i dipendenti comunali e della provincia e dipendenti pubblici, chi l'ha fatto a tutti i cittadini, o anche sugli importi, sui reward, si passa dai 10 centesimi al chilometro e arriviamo fino ai 30 centesimi, fino ai massimali che si possono prendere, e cambia tutto, cambia, è sempre personalizzabile il sistema, e sull'impresa assolutamente, è ancora più personalizzabile. Non solo, ti dico che quando abbiamo progettato il sistema a livello informatico abbiamo inserito per le imprese anche la modalità del carpooling. Il carpooling sarebbe tipo BlaBlaCar, cioè condivisione dell'auto su brevi distanze, ok, insieme ai miei colleghi in pratica. Perché questo? Perché molte imprese sono forse troppo fuori dai centri urbani e quindi non avrebbe senso dire a tutti i lavoratori da domani venite in bicicletta, cioè una azienda che si trova sulla 98 è un po' più accessibile, voglio dire, in bicicletta. E a quel punto abbiamo inserito, per venire incontro a questa cosa, il sistema di carpooling, però che ti premia comunque, perché per me è sostenibile riempire un'auto e farla viaggiare in quattro. Io, cioè, tu immagina, scusami Cosimo, che noi tra colleghi l'abbiamo sempre fatto sta cosa di viaggiare a settimana, esatto, con le macchine a giro, ma non sapevamo che facevamo carpooling. Scherzo, vai Cosimo. Non voglio rubare spazio a Nico, che diciamo è l'attore principale in questa call, in questa diretta, però volevo dargli una notizia, perché in questi giorni ho notato che non si è data tanta importanza alla candidatura della nostra città a una biennale internazionale di concorso di idee. Il tema, Nico, è praticamente in linea con quanto ci stiamo dicendo: Living Cities, città, le città viventi, con un tema puntuale per la nostra città che è paesaggi che dialogano con i centri urbani. È una biennale internazionale dove Bitonto è una delle due città italiane, una delle 40 europee che partecipa a Europan 16, ed è un tentativo di rendere ecosostenibile la nostra città, un tentativo di non considerare più le frazioni di Palombaio e Mariotto come dei satelliti della nostra città, ma sfruttare i paesaggi naturalistici, no? Per creare una interconnessione tra i diversi centri urbani, trasformando le piazze di Palombaio e Mariotto, le piazze nostre di Bitonto, in hub turistici, commerciali e anche promozionali di quelli che sono poi i prodotti tipici locali. In questo scenario io mi auguro che progettisti giovani e anche con culture diverse dalla nostra possano proporci degli scenari strategici di usi diversi delle piazze, che io immagino senza auto, come l'amico Nico. Io abito al centro, in una zona super trafficata, non vedo l'ora di non vedere più le auto su Via Dante. Quindi anche questa candidatura a Europan, sì. Massimo, mi sono permesso, siccome hai detto che non se ne è parlato liberamente, mi ha dato notizia. No, Maurizio, non ho detto che non se ne è parlato, probabilmente non si è ancora colto, diciamo, il valore di un'iniziativa di questo tipo, che a giorni magari sarà un po' più esplicitata. E io mi auguro che magari anche il progetto Pin Bike possa essere un elemento da poter veicolare ai diversi progettisti che si affacceranno, perché la connessione delle frazioni a Bitonto, come la vuoi fare nei termini ecosostenibili, ambientali, paesaggistici, bla 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 bla, attraverso l'utilizzo della bicicletta. E se vogliamo utilizzare la bicicletta, cade a fagiolo
la realizzazione di una pista ciclabile su Via Cela che collegherà Bitonto alle frazioni, e magari attrezzare quella pista ciclabile anche nella logica di un maggiore godimento del paesaggio dettato e aperto dalla Lama Valice verso il parco dell'Alta Murgia, potrebbe essere uno scenario che, a mio modesto parere, potrà aprire usi e consumi diversi del nostro territorio. Quindi ben vengano iniziative di questo tipo, anzi io prendo anche l'impegno ad approfondirlo ancora di più, magari farò anche un ragionamento con l'amministrazione nel tentativo di raschiare i barile laddove possibile, vedere se si riescono almeno per luglio negli assestamenti a reperire somme cospicue per poter partire anche con un progetto pilota, magari anche con 500 bici. Vediamo un po'. Cosimo, non so se sai, al progetto è possibile affiancare, oltre che alla bicicletta, anche i monopattini che sono stati, quindi giusto questo. Scusatemi, come ultima informazione, che noi abbiamo abbiamo presentato un progetto di velostazione all'interno della stazione centrale, quindi anche quello potrebbe essere visto come un hub, come una sorta di stazione di accoglienza per le bici, anche quello può andare nella direzione, deve andare nella direzione dell'utilizzo di questi mezzi alternativi. Però tutti quanti dobbiamo imparare a subire le innovazioni, a subire i cambiamenti anche comportamentali e magari a digerire qualcosina che potrebbe anche non funzionare all'inizio, così come nei progetti a tavolino, perché sistematicamente un buon progetto fatto a tavolino poi di fatto nella realtà pratica presenta delle crepe, e se presti il fianco alle critiche alla fine vai verso la botte. Io ritengo invece che quelle critiche devono essere invece contributi costruttivi a migliorare eventuali progetti che non hanno tenuto conto di alcune criticità che poi il territorio e l'applicazione concreta ti può manifestare. Allora, se siete d'accordo, vi chiederei questo: siccome abbiamo sforato già l'ora di trasmissione, io per una questione di correttezza e trasparenza vi voglio leggere gli interventi che sono arrivati, poi se l'assessore deve andare via ovviamente lo ringrazio per la partecipazione, altrimenti vi rilascerei poi la parola 5 minuti a testa a Nico e a Cosimo, ovviamente con il permesso di Antonio, per le conclusioni finali, anche perché agli interventi che vi leggerò in questo momento, come ultimo intervento farò una domanda tecnica a Nico, in modo tale che quando poi vi lascio la parola per gli interventi finali, se è possibile avere una risposta in tal senso. Allora, cominciamo. Carlo Farlacara: Per rimanere in tema bike, io personalmente ho paura a girare in bici a Bitonto e di conseguenza ho paura anche a mandare le mie figlie in giro con la bici. Non bisognerebbe educare solo i bikers, ma anche gli automobilisti. Antonella De Napoli. Prego. Posso rispondere io a Carlo? Cosimo, se mi fai leggere tutto, sì, in modo tale che poi magari nella risposta fate una sintesi e vi dividete quello che dovete dire. Antonella De Napoli: ci sono molte realtà virtuose sulla fascia dalla terra, città ecosostenibili senza auto in città, vedi Pontevedra in Spagna, un gioiello di benessere. Sì. Poi Marco Digg: la nostra società è costruita attorno alla macchina, tutte le nostre città sono pensate attorno al possedere un'auto, per quale motivo nelle nostre strade tutto questo spazio è dedicato ai parcheggi e così poco al verde? Dovremmo convertire una percentuale di parcheggi in spazi verdi. Poi Rocco Mendolara è un bitontino che in questo momento è fuori. Buonasera a tutti. Bitonto è una piccola città e per questo non è un problema se tutti rispettassero il codice stradale. Anch'io ho paura a mandare i miei figli in bici, e quindi risponde all'intervento di prima, per le strade di Bitonto. Post scritto: un deficiente nostro concittadino per le strade di Bitonto si sentiva Schumacher. Difatti lo sfidai a gara sull'autostrada direzione Foggia, credetemi, non superava le 500 km all'ora. Vabbè. Poi
Raffaele Chiaromonte, nella classifica delle città italiane dove circolano più auto, in proporzione agli abitanti, Bitonto si troverebbe ai primi posti. Vabbè, questo poi è un intervento di prima che corrobora Rocco. Questo ve l'ho letto, chi sostiene il comune, poi andiamo avanti. Sempre Rocco Mendolara, tutti girano in auto a Bitonto proprio per autodifendersi dai pirati della strada. Comunque, se non cambiamo noi, cioè nel dare l'educazione ai nostri figli, le nostre città non cambieranno mai. Ancora Rocco, io vivo a Monaco di Baviera. Credetemi, andare contromano con la bici su una pista ciclabile è multabile, cioè c'è un'ammenda di 15 euro. Grazie a Stellacci, alla stessa stregua di quando la regione avviò la realizzazione dei punti ecologici per la raccolta differenziata con tessera appunti. Fallimento. E probabilmente si riferisce al discorso del bike sharing che facevi tu, Nico. Poi è intervenuto di nuovo Michela Memori, questi ve li sto leggendo proprio in diretta, non ho avuto modo di leggerli, quindi se c'è qualche sconcezza mi scuserete. Forse non si è considerato un problema. Chi utilizza le bici, dove le parcheggia? Ne lasci una, ne trovi due. Mi sa che chi pensa alle città virtuose vive nei sogni. Vabbè, però rientra nell'educazione. Chiara Calamita, ed è l'ultima e poi faccio la mia domanda, l'educazione ambientale è un processo lungo e dispendioso che restituisce salute e vivibilità e che non si può relegare alla periferia, soprattutto in questo periodo. Nico, la domanda che ti volevo fare è, nella considerazione che, come dici, la convenzione può essere fatta da un'azienda o da un ente, diciamo una pubblica amministrazione che non sia il comune, per i propri dipendenti, volevo capire, laddove però i dipendenti di questa azienda provengano da comuni diversi, cioè anche da un altro comune, è un problema per la convenzione o è necessario che l'azienda abbia la convenzione per i propri lavoratori all'interno del comune dove è ubicata l'azienda? Dopodiché ditemi chi vuole cominciare e lascerei 5 minuti all'assessore e 5 minuti in più. Va bene, comincio io che ti rispondo al volo alla domanda, Maurizio, a questo punto sì. No, ti dico, guarda, il progetto, come dicevo, è personalizzabile. Alla fine è il gestore, il committente nostro che decide le regole, chi aderisce, i rimborsi, come funziona, tutto quanto, le tempistiche. Quindi anche questa, diciamo, un'azienda, nel caso di un'azienda o di un ente che ha lavoratori che vengono da più parti e non dalla stessa città, assolutamente sì, il progetto è vale uguale, diciamo, si costruisce indietro all'idea di fare un progetto sui lavoratori di quella determinata azienda e non più sui cittadini. Quindi a quel punto, che vieni da Foggia o vieni da Bari, poco mi importa alla fine, basta che lavori nell'azienda. E oltre a questo, volevo comunque, diciamo, prendere al volo diciamo l'affermazione di Cosimo, dell'assessore, che ha detto che comunque dobbiamo un attimo capire, forse si riescono a trovare delle somme per luglio per fare un pilota. Questa è stata molto pericolosa come cosa, perché se l'ha detta, diciamo, io ora mi attacco all'assessore. Io, assessore, lei mi ha detto che cerchiamo queste somme a prescindere dal bando che c'è. Tra l'altro, col bando rigenerazione urbana, le dico, stiamo lavorando con altri comuni ed è molto, molto, molto importante come fondo e credo che ci siano anche tante risorse dietro. Quindi, diciamo, non dovrebbe essere difficile comunque intercettarlo come finanziamento. A prescindere da questo, lei però mi ha detto che forse si riescono a trovare delle economie già adesso. Quindi a questo punto come? Non approfittare. Quindi ho detto, comunque ci sentiremo in questi giorni e magari ne parliamo comunque. No, voglio solo, ma a parte gli scherzi, voglio fare una precisazione. Noi stiamo con un bilancio provvisorio in fase di approvazione. Quindi il bilancio provvisorio, tutti quanti sappiamo che non abbiamo molti spazi. Mi lanciavo in maniera, diciamo, pindarica, ma io che sono molto pragmatico, poi i miei voli sono con i paracadute, pensando magari con l'assessore Nacci di andare a luglio, quando avremo gli assestamenti di bilancio,
andiamo a verificare se ci sono delle poste che possiamo gestire, sicuramente è un progetto da tenere in considerazione. Poi, se tu ci apri scenari anche con il bando ministeriale sulla rigenerazione, se ci sono possibilità di intervenire, di sfruttare quel bando in maniera puntuale, non legandolo ad altre progettualità un po' più complesse da candidare, io sono aperto, ci vediamo, ci confrontiamo. Tra l'altro, per onor di verità, il nostro sindaco Michele Abaticchio mi aveva anche segnalato questa iniziativa, ve la devo dire tutta, e me l'ha segnalato un paio di volte, non so se tu Nico gli hai girato qualcosina, ma il nostro sindaco mi aveva attenzionato questa iniziativa che io ho messo un pochettino nel cassetto per i motivi che vi dicevo in premessa. Comunque la disponibilità ci sta tutta, vediamo se tu riesci nelle pieghe di questo bando ministeriale a trovare possibilità di applicazione puntuale, lo facciamo. Voglio, Maurizio, se mi consenti, voglio dare... rispondete okay. Pure a tutti gli interventi che ci sono stati. Ho rinviato un appuntamento di mezz'ora perché la chiacchierata era piacevole, quindi mi ha concesso mezz'ora di ritardo e quindi sono rimasto con voi. L'amico Carlo Palacara, che saluto, è di Palombaio. Sì, tra l'altro, scusami, aveva mandato un messaggio di saluto all'inizio per te. Sarà a prescindere, è un caro fraterno amico. Però gli vorrei dire che è pericoloso non andare in bici. Con la nostra capacità di non rispettare il codice stradale, i cittadini in generale, le regole in generale, è pericoloso non andare in bici, è pericoloso anche passeggiare, è pericoloso andare in macchina, è pericoloso anche stare seduti su una panchina in villa. Quindi è chiaro, poi... Cosimo, mi fa piacere che lo stia dicendo tu. Abbiamo provato e ho provato a regimentare un pochettino anche l'uso delle strade con gli auto, con i velocay. No? Ci abbiamo fatti saltare 2-3 volte e siamo stati costretti a posizionarli come dei gabibbo su dei pali alti. Mi dicono che funzionino abbastanza bene, perché amici residenti a Palombaio mi dicono che almeno quei tratti sono, diciamo, la viabilità è migliorata. Però lì è chiaro che dobbiamo essere bravi tutti quanti a non scoraggiarci e ad essere attori principali, magari anche nell'inculcare all'amico del banco accanto quelle che sono le regole basilari di un vivere, di un convivere, diciamo, civile. C'era la signora Michela Memoli che parlava del parcheggio necessario per le bici. Abbiamo detto che noi abbiamo candidato la velostazione, stavamo anche pensando a delle stazioni di ricarica da posizionare in un paio di posizioni della città, sfruttando dei bandi, dei fondi ministeriali, 176.000 euro all'anno, che però per quest'anno sono stati già impegnati per la sostituzione delle lampade pubbliche, e quindi magari nel prossimo anno potremmo anche pensare di investire, utilizzare quei fondi ministeriali per un'ulteriore stazione. C'era la signora Calamita che chiedeva una mobilità sostenibile non solo proiettata nelle periferie. È chiaro che per fare questo, è chiaro che nella periferia della città è più facile fare mobilità sostenibile, è più facile fare la classica pista ciclabile, è più facile dedicare una porzione della piattaforma stradale a una corsia preferenziale per i pedoni o per la bici. In città è complicato, in città dobbiamo magari, non dico fra 51 anni come Amsterdam, ma mi auguro fra una decina d'anni, vedere anche la foto della nostra Bitonto come quella che Nico ha pubblicato di Amsterdam oggi, cioè senza macchine. Io me lo auguro, per quanto mi riguarda il mio contributo ci sarà sempre, oggi per il ruolo che ho, domani come semplice cittadino, come tecnico interessato e attento al proprio territorio. Il mio impegno ci sarà sempre, quindi benvengano, diciamo, queste proposte. Sediamoci a tavolino, confrontiamoci e cerchiamo di trovare la quadra. Non è un periodaccio,
però con un po' di buona volontà si può trovare un minimo di quadra. Un intervento sulla signora e sul commento che Maurizio ha messo in sovraimpressione sulla questione della sottrazione di determinati fondi ad iniziative più emergenziali. Io vorrei comunque ricordare che negli ultimi anni a Bitonto abbiamo avuto un aumento di tumori ai polmoni del 57%. Non credo sia una situazione poco emergenziale quella per il quale lo smog e comunque l'inquinamento che viviamo nella nostra città non meriti comunque iniziative che siano altrettanto importanti, quale un budget di 50 piuttosto che 100.000 euro per far partire un progetto pilota che appunto deve essere pilota, ma magari con la volontà politica di renderlo sistemico. Piccola parentesi, scusate se sono intervenuto. No, ma condivido, Antonio. Sì, nel spostare la parola a Nico, Nico ti chiederei poi gentilmente, perché sembra strano, ma per un'ora e 15 di trasmissione non l'abbiamo detto e ce lo siamo lasciati alla fine perché noi vogliamo che i nostri utenti guardino le dirette fino alla fine, se gentilmente, al di là delle risposte che vorrei dare all'assessore e ad eventuali interventi che ti ricordi che sono stati fatti, se ci spieghi poi velocissimamente in che cosa consiste questo kit, dove si mette, chi lo monta, che cosa fa tecnicamente, perché magari in questa lunga discussione qualche utente non ha capito bene bene di che cosa si parla. Va bene, ok. Vabbè, diciamo che non l'ho capito io, Nico. Così. Io ti saluto. Ah, ok, Cosimo, ti ringrazio, grazie per essere stati con noi. Ciao. Grazie mille. Ciao, Antonio. Ciao. Ciao. Allora, guarda, prima di dirvi come funziona il sistema, tra l'altro che è molto basilare, molto elementare, mi volevo congratulare con chi ha nominato Pontevedra. Sì, Antonella De Napoli. Antonella De Napoli. Cittadina. Esatto. Pontevedra è un caso molto particolare perché è una città spagnola che ha chiuso totalmente le auto, cioè non puoi entrare con l'automobile. Ah, bene. Solo a piedi in bicicletta, ma in monopattino, ma non con l'auto. Ed è stato un caso emblematico. Noi ai tempi, quando l'amministrazione di Pontevedra prese questa decisione, la pubblicammo anche sulla nostra pagina, comunque fece scalpore, perché non è di tutti i giorni una città che dice auto non ne vogliamo più, fuori dalla città. È un caso molto particolare, sono contento che qualcuno gli rimanga nella testa, perché quello deve risuonare, perché quello è il futuro, è l'unica soluzione. Ci sono casi anche italiani di città che hanno chiuso i centri storici alle auto, ma non tutta la città, ecco perché... E dicono anche che... questo caso, Nico, è anche il caso della città di Bitonto, che comunque è un centro storico, chiuso al traffico, con le arterie... che comunque collegano il centro cittadino con la periferia, vede comunque un traffico abbastanza intenso. No, tra l'altro, ammettendo la mia ignoranza, Nico, sono andato a vedere adesso su Google Maps, sì. Stiamo parlando di una cittadina della Spagna che praticamente è quasi al confine con il Portogallo e che praticamente affaccia sull'oceano. Figuriamoci. Giusto per dire dove si trova nel nord-ovest della Spagna, praticamente sull'oceano. Signori, c'ha 83.000 abitanti, cioè non parliamo di un paesino. Ma la cosa bella è che nell'articolo si diceva che da quando hanno attivato questa misura, il commercio è rinato. Sì, è rinato. Quindi, cioè, poi alla fine... diciamo, i negozianti che si lamentano, mi fai la pista, mi togli l'auto, il parcheggio, è sempre alla fine una transizione, così, ma ci sono anche città italiane che hanno questa, no, non voglio prendervi troppo tempo, però ci sono delle città italiane che sono diventate comunque degli esempi da seguire su questo discorso. Dico, se per questo, concludere, se ci spieghi tecnicamente come funziona, poi penso che tu hai ottenuto il massimo rendimento con il minimo sforzo, nel senso che hai diciamo arpionato una promessa del nostro assessore al Comune di Bitonto, quindi bene così, sono contento per te. Sì, ovviamente, io lo chiamerò l'assessore per dire, poi però non ti dimenticare, piccola polemica, visto che
c'è qualche suo collega che ama appuntarsi medaglie sempre, non ti dimenticare poi che ovviamente la trasmissione l'ha voluta e vogliamo piuttosto pulita, e nel caso specifico ci stessi era Antonio Andrea, poi diciamo, se si ricordano tanto ti guardano. Va bene, sì. Vai. Allora, ad ogni cittadino che partecipa, chiaramente c'è una fase di prenotazione, i cittadini vanno su un form online e si prenotano, gli viene consegnato questo kit. Aspetta un attimo che ti metto, ecco, a posto, ti ho messo in primo piano. Questa scatolina qui è il kit Pin Bike. Dentro la scatola ci sono diversi gadget, abbiamo messo dei gadget che aiutano diciamo l'usabilità della bici, soprattutto in aree urbane. Cioè, una luce di segnalazione, ma questo è il minimo perché, ripeto, cioè, il nostro target ideale è chi la bicicletta se l'era dimenticata e ce l'ha impolverata, quindi gli diamo una luce. Ma chiaramente vi consigliamo di prenderne tante altre, perché una luce non basta. E c'è una targa, questa qui, che va agganciata sotto la sella, questa è una targa catarinfrangente, e dentro la targa c'è incluso un adattatore valvola. Questo adattatore serve a gonfiare le ruote benzinai. Sono tutti gadget, chiaramente, però fanno entrare un po' nel gaming, diciamo, perché alla fine è un gioco, prima di tutto. Oltre a questo c'è questa staffa. Questa staffa permette di montare il telefono sul manubrio della bici. Diventa come un cruscotto in pratica e vi assicuro non si spacca. Cioè, ed è molto più comoda, io sono un ciclista e la uso, è molto più comoda di tutti quegli accrocchi che attacchi al manubrio, poi devi andare con la vitina per fissarlo. Questa è molto meglio. La sganci, te la metti in tasca quando parcheggi e te la porti con te. E vi assicuro, in 3 anni con quasi 3.000 utenti, nessuno si è mai lamentato di telefoni rotti, non si rompe. Oltre a questo c'è chiaramente il device, il dispositivo vero e proprio, il pin bike. Questo qui viene agganciato sul mozzo della ruota con degli elastici. Questi sono gli elastici che forniamo insieme. In realtà lo puoi anche agganciare con la luce stessa. Il mozzo della ruota è la parte centrale dove confluiscono tutti i raggi. Ok. Quindi si aggancia questo qui, il concetto è che questo device deve girare su se stesso, quindi deve fare queste rivoluzioni qui. Okay. Si aggancia con magari la luce, quindi a questo punto la luce diventa anche, fa tipo un effetto tipo polizia, diventa molto discreto. E dopodiché si scarica l'app e ci si collega Bluetooth al device. Ogni volta che io avvio la sessione, devo aprire l'app chiaramente e avviare la sessione. Tutto questo è spiegato in maniera molto dettagliata in video tutorial, ma vi assicuro che, dato che abbiamo già attivato il progetto a diversi cittadini, giovanissimi, anziani, di qualsiasi fascia di età, qualsiasi tipo di cittadino, nessuno ha mai avuto problemi. Cioè, il montaggio è sempre avvenuto dalla singola persona. E vi assicuro che abbiamo un servizio di helpline attentissimo a questa cosa. Sta sempre disponibile il servizio, li seguiamo su come viene montato, eccetera, eccetera. Ok, vabbè, io ricordo ai nostri utenti che comunque questi giorni per lanciare la trasmissione abbiamo sempre taggato la pagina Pinbike, quindi se volete potete cliccare su Pinbike e quindi mettere il like del follower alla pagina e quindi essere informati su tutto quello che riguarda. Sì, esatto. Diciamo, sulla nostra pagina non pubblichiamo solo notizie riguardo Pinbike, ma abbiamo sempre cercato di essere un po' un blog, perché prima di tutto questo progetto nasce dalla passione e quindi pubblichiamo cose sul ciclismo, statistiche, notizie, un po' anche sull'ambiente, però senza essere troppo melodrammatici. Abbiamo visto che la gente non piace, diciamo. Vabbè, io ti prometto una cosa, guarda, da domani fino a domenica, non questa, l'altra, ti prometto di andare a prendere la mia bicicletta da Joe Box, di spolverarla, gonfiargli le ruote e fargli fare un giretto, anche perché c'è una Specialized e voglio dire, tenerla nel box infatti è un peccato, certo. Esatto. Antonio, magari ci andiamo insieme, Maurizio. Dobbiamo chiudere o hai altro da chiedere, amico? No, Maurizio, niente di particolare, se non fosse altro che anche noi prenderemo l'impegno magari a seguire l'evoluzione di questo percorso. E niente, io ringrazierei Nico in questo caso, ponendo solo un'ultimissima domanda. Considerando corretto quello che ha detto l'assessore circa il fatto che magari determinati progetti teoricamente si possono presentare perfetti,
ma magari poi nella pratica possono beneficiare di quello che è proprio l'utilizzo del cittadino stesso, da parte del cittadino stesso. Volevo chiederti, nella città di Bari, dove comunque il sistema è già operativo, quali risultati pratici ha portato? Perché poi alla fine sono quelli che dovrebbero spingere un'amministrazione ad adottare un sistema piuttosto che un altro. Quindi, da questo punto di vista, cosa avete notato? Qual è stato il miglioramento nella pratica stessa della bicicletta? Quanto comunque i cittadini del progetto pilota hanno aderito giornalmente all'utilizzo del sistema? Allora, guardate, sì, Antonio, considera che questo è un sistema di monitoraggio per smart city, diciamo, quindi comunque noi i risultati sono tangibili, cioè li possiamo vedere subito se il sistema sta andando bene, se sta andando male, se la gente non pedala, eccetera, sono subito visualizzabili e non solo da noi. Il comune ha un tool web dove lo vede subito se la cosa non sta andando o se sta andando benissimo. Su Bari, il primo progetto, che è durato praticamente un anno, ha coinvolto 1.000 persone, cioè erano 1.000 kit disponibili. Alla fine della giostra, ora i numeri precisi su quanti utenti hanno partecipato, sono stati attivi, mi sa che stavamo intorno ai 910-920, cioè c'è stata un'ottantina di persone che, non lo so, non l'hanno usato, diciamo. E quello è un peccato perché vuol dire che hanno tolto la possibilità a un'altra persona di poter partecipare, chiaramente. E la statistica è stata molto importante, è andata aumentando a mano. Vi assicuro che all'inizio i cittadini non ci credevano, cioè, non credevano all'idea che il comune potesse dargli dei soldi per quanto andavano in bici. E considerate che lì non erano neanche voucher in quel primo progetto, erano proprio soldi bonificati sui conti correnti, cioè gli arrivavano i bonifici da 50 euro alle persone. Una sorta di cashback, visto che adesso va di moda. Sì, esatto. È stato sospeso oramai il cashback, Mori. Ah, passato. Praticamente, probabilmente quando hanno cominciato a vedere che i soldi veramente arrivavano, si sono anche un po' più prendere la mano, diciamo, dalla cosa. Ma considerate che abbiamo raggiunto una media che andava quasi ai 1.600 km ogni giorno, cioè che dovete dividerlo per 1.000, sono 1,6 km, diciamo, al giorno a persona. Ma in realtà la sessione media, la sessione vuol dire da quando io prendo la bici a quando arrivo al punto di lavoro, al punto finale, quando la parcheggio, e praticamente la sessione media sta sui 4,6 km. Ok? Quindi diciamo il progetto è andato bene, ma in realtà i risultati sono stati così importanti che comunque il comune di Bari ha deciso comunque di estenderlo e di proseguire il sistema, di farlo continuare. A E a base. proposito di vai. Allora, il mondo dei fondi è un mondo particolare, molto variegato, perché questo ve lo dico sui progetti già attivi, perché noi sappiamo sui progetti attivi, io so da dove prendono i fondi i diversi nostri clienti, e non sono tutti dallo stesso fondo, magari fosse un solo bando, un solo fondo e vanno tutti là. No, ce ne sono 20.000 di tutte queste opportunità e quest'anno, come dicevo già l'assessore, ne stanno venendo fuori tante altre nuove. Per fortuna, cioè non è una cosa brutta. Magari se fosse tutto centralizzato sarebbe meglio, però non è così. E Bari ha fatto il primo progetto da dei fondi ministeriali del Ministero dell'Ambiente e il secondo progetto, quello che parte quest'anno, invece lo farà da altri fondi che sono quelli della città metropolitana. Sono proprio fondi strutturali del PON Metro, si chiamano. Allora, forse era precipua la domanda che ho fatto ad entrambi prima sull'estensibilità del progetto a tutta la città metropolitana, no? Eh sì, esatto. Beh, sì, diciamo lì va un attimo capita. Magari, Antonio, ti direi, magari. Bisogna capire quanta è la volontà, perché alla fine, guarda, in questo tipo di progetti, io stamattina parlavo con l'assessore di Roma che ci segue da 3 anni e gli ho detto: ma è possibile che sono 3 anni che ci segui e a Roma non si fa questa cosa? È sempre la volontà politica, è la volontà, cioè i fondi ci sono, non è basta questa scusa, non ci sono soldi, stiamo così, i fondi ci sono, basta trovarli, basta. Il nostro primo cittadino è vice sindaco metropolitano, quindi non penso che non possa avere comunque in ogni caso una certa influenza. Lo so, sì. Ma volere e potere, io sono d'accordo con Nico, è una questione di vision, è una questione di
di come uno vuole vedere la città, perché la politica alla fine è quella. È normale che una volta che una persona ha un sogno e poi deve poterlo realizzare, però ciò non toglie che se uno non lo può realizzare per carenza dei fondi, un conto è presentarsi ai cittadini dicendo: io avevo questo sogno, ma capite bene che ci sono delle cose irrealizzabili perché non ci sono i mezzi, è un conto non averlo proprio il sogno. Quindi dipende sempre le priorità, dipende sempre quando uno fa la top ten cosa mette sopra sopra e cosa mette sopra. Sì, esatto. No, voglio dire, la politica vera, quella con la P maiuscola, è questa. Poi tutto il resto è caciara, tutto il resto è tifo da stadio. Perché tu lo sai, Antonio, che nella nostra città come funziona, però non voglio togliere spazio amico e alla purezza di questa trasmissione. Bene, siamo a 90 minuti di trasmissione, quindi io, se Nico non hai da aggiungere altro, direi che possiamo anche chiudere. Va bene. Ovviamente liberamente è casa tua, quindi quando ritieni che si debba fare un altro approfondimento o su Pinbike o su argomenti similari, poi d'altronde, se hai visto che hai ideato il format ciclicamente, quindi laddove si parla di mobilità sostenibile non deve far altro che o chiamare me direttamente o chiamare Antonio e facciamo un'altra diretta, se mi permetti. Sì, ti lascio la parola proprio per la chiusura totale, Antonio, però una cosa sola, perché è intervenuta Paola Dresi, che è una nostra utente affezionata, e ci chiede, ovviamente, visto che abbiamo fatto all'inizio per Ciccio Marrone, di ricordare Vincenzo Schiraldi, il professor Vincenzo Schiraldi, che l'anno scorso è venuto a mancare sempre per questa bestia nera del Covid, e quindi mi sembrava giusto ricordare anche Vincenzo. Dopodiché ti lascio la parola per la chiusura. Vai. No, niente, Mauri, chiudo dicendo semplicemente che ci ritroveremo nel prossimo appuntamento, magari di ambientalmente o come vogliamo chiamarlo, per cercare di parlare ulteriormente della tecnologia alla fine al servizio della città, come rendere la città più vivibile per il cittadino e per tutti quanti, diciamo, in generale. Quindi ci rivediamo al prossimo appuntamento, che sarà programmato nei prossimi giorni. Non svegliamo quali saranno gli ospiti. Non svegliamo ancora niente, però abbiamo tanto di che parlare, Antonio, vero? Sì, certamente. È solo un preannunciare ciò che sarà. Apposta. Nico, io ti ringrazio veramente per essere stato con noi, per la tua chiarezza, e al di là di quelli che possono essere, diciamo, i convenevoli, veramente, credimi, liberamente a tua completa disposizione. Quindi, quando vuoi, con una telefonata organizziamo qualcosa insieme. Ringrazio voi, Maurizio, Antonio, se sei disponibile. È stata una bella chiacchierata, comunque, cioè, assolutamente. È una chiacchierata. Grazie a te, Nico. Perfetto. E allora, sono veramente i saluti finali. Io saluto tutti i nostri utenti. Vi saluto con il classico liberamente, ma speriamo davvero che questo ciclicamente possa ospitare altre trasmissioni per parlare, appunto, di mobilità sostenibile o di argomenti simili. Liberamente a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti.